La parlamentare molisana Giuseppina Occhionero interviene alla Camera dei Deputati per sostenere la causa degli operatori sanitari con partita IVA impegnati nelle strutture sanitarie privi di molti diritti contrattuali. Ascoltiamola. Sono numerosi gli operatori sanitari con partita IVA, lavoratori autonomi che offrono, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, un servizio o la realizzazione di un'opera, che sono impegnati nelle strutture sanitarie presenti nel Molise e tutti hanno difficoltà a vedersi riconosciuti quei diritti contrattuali che sono al contrario nelle norme del rapporto di lavoro con i dipendenti assunti normalmente. Di loro, delle partite IVA della sanità molisana, si occupa in un suo intervento alla Camera dei Deputati l'onorevole Giuseppina Occhionero, richiamando l'attenzione del governo Draghi. Proprio nel picco dell'emergenza sanitaria che ci tiene sotto assedio, si crea un altro problema che riguarda 97 unità di operatori sociosanitari e 64 unità di infermieri professionisti che hanno iniziato il loro servizio per combattere il Covid a marzo dell'anno scorso con partita IVA nei nosocomi della nostra regione accanto ai medici, gli angeli che ci stanno proteggendo a mani nude contro il Covid-19 e che oggi non si ritengono tutelati perché la ASREM, e quindi attraverso la regione, sta selezionando un nuovo personale sanitario senza però dare una corsia preferenziale a tutti coloro che fino ad ora si sono adoperati contro il Covid, anche facendo grande esperienza sia professionale che in termini di sensibilità rispetto ai malati che tutti i giorni si trovano a combattere contro il virus. È necessario dunque che si garantiscano a questi giovani professionisti a partita IVA che lottano accanto ai medici per salvare le nostre vite i diritti, il diritto alle ferie, il diritto al lavoro, alle retribuzioni. E che quindi io chiedo che il governo regionale si attivi attraverso la ASREM affinché i diritti di questi giovani professionisti a partita IVA siano garantiti, così come loro tutti i giorni garantiscono il diritto alla salute dei miei corregionali molisani.